Chi mi ha invitato ha scelto di venire, diciamo, nella Tana del Lupo. Sono persone, ragazzi, molto in gamba, ci sono rappresentanti di varie associazioni. Io sono qui per ascoltare, poi per dire la mia. Speriamo di trovare una sintesi che soddisfi tutti. Di partecipare attivamente, cioè come candidatura, no. Sicuramente darò una mano il più possibile. Tutta la mia anche visibilità mediatica che c'è stata in questi anni, questa è sicuramente utile. I gruppi di lavoro che abbiamo creato saranno sicuramente utili. Il mio nome difficilmente sarà tra le liste relative alla candidatura. È piuttosto prematuro dire a cosa bisogna puntare e a chi bisogna puntare. Prima dobbiamo capire se tra di noi ci sarà un accordo per quanto riguarda il programma, se troveremo un candidato sindaco condivisibile per tutti, poi ci sarà tempo per capire dove si può arrivare. Ha già degli spunti in mente, qualcosa su cui dice questa cosa deve esserci nel programma, altrimenti non ci sono? Ma le idee sono tante, sappiamo tutti cosa funziona a Pesaro e cosa non funziona, ma parlare oggi di un programma quando ancora non si sa se ci sarà una lista, come si chiamerà e chi sarà il candidato sindaco, chiaramente è prematuro. Tra qualche settimana o qualche mese sicuramente avremo le idee più chiare. Da imprenditore e ristoratore, ha fiducia nella capitale della cultura 2024? Ma guardate, sono abituato a guardare i numeri. Spero che lo facciano anche gli ascoltatori, bisogna guardare quanto incide la capitale della cultura nel turismo, nelle città che sono state capitali della cultura in questi anni. Io posso dire, ahimè, che incide davvero poco, parliamo di un più 2-3%, ad esclusione di Matera che nel 2019 fu anche capitale della cultura europea, le altre città hanno tratto davvero poco vantaggio, speriamo che a Pesaro vada meglio.